C'è questa scena in cui c'è Sallusti, che è un personaggio, uno tra i responsabili del giornale Libero, che è il giornale più diciamo imbarazzanti d'Italia. A un certo punto qualcuno dice a Sallusti: ci sono delle persone che stanno manifestando per la Palestina. Lui dice: non sono persone, sono islamici. Come se gli islamici non fossero persone. Appunto, no? Sallusti, ma lei li legge i giornali? Milioni di persone stanno scendendo in base per milioni. A Londra l'ha visto ieri, ma cosa è successo a Londra? A Londra l'ha visto, a Berlino, lei? A Madrid, a Barcellona. Ma l'ha visto lei? L'ha visto lei? Milioni di persone. In America Latina, in Australia. Milioni di persone. In America Latina, in Australia. No, lei, ma che islamici? Ma cosa dice? No, lei, ma che islamici? Ma cosa dice? Ma la smetta. Milioni di islamici. Perché gli islamici non sono non persone. Ci sono milioni gli islamici di non sono persone, sono animali umani. Non ci sono. Lei è peggio di Netanyahu. Ma è molto peggio di Netanyahu. La sua testa malata. E il conduttore non è che si è fermato e ha detto: oh Sallusti, ma che cosa hai detto? Che cacchio hai detto? No. La questione è passata lisciamente, senza nessun commento, come se nulla fosse, come se fosse una cosa normalissima. Giovanna Reanda, lei che cosa ne pensa di questa? Sallusti dice, ci sono le due posizioni pessimistiche. Immaginati invece se avesse detto, quelli non sono persone ma sono ebrei. Putiferio. Antisemitismo. Ecco, sì, antisemitismo. Sì, sì. E ci arriveremo all'antisemitismo. Antisemitismo.